10 anni dall'attacco terroristico alle Torri Gemelle del World Trade Center di New York e al Pentagono, che causò migliaia di morti, sconvolgendo non solo l'America ma tutto il mondo, la capitale commemora quella tragedia. Una corona d'alloro è stata deposta dal sindaco di Roma Ignazio Marino questa mattina davanti al monumento in ricordo delle vittime a piazza di Porta Capena. Dobbiamo riflettere su quanto sia importante la pace e non la violenza nel risolvere qualsiasi tipo di conflitto, ha spiegato il primo cittadino. Purtroppo a tanti anni di distanza continuiamo a temere per la violenza, per la pace nel mondo, per il rischio di interventi militari. Ce lo ha ricordato anche in questi giorni con molta forza questo straordinario nuovo pontefice, Papa Francesco, che ha detto mai più la guerra, ma evidentemente pensando all'11 settembre io aggiungerei mai più la violenza, mai più il terrorismo, mai più qualunque azione che possa portare dolore e sofferenza alle persone. Io ricordo molto bene quella mattina, ero in sala operatoria, il mio anestesista, un originario della Giamaica, si chiama Victor Scott, è però di fatto cresciuto a Manhattan, a New York. Mi ricordo quando mi disse Iggy, perché insomma gli Stati Uniti mi chiamano così, con questo diminutivo, è caduto un aereo su un grattacielo su una delle due torri e pensammo che fosse un incidente, come tutti, credo. E poi qualche tempo dopo il secondo aereo, insomma davvero una ferita terribile che rimane aperta nel ricordo delle famiglie, dei parenti, dei vigili del fuoco, di tutta la comunità di quella città e del pianeta.